Una cosa di cui è facile rendersi conto se si ha un minimo di sensibilità è quanto le persone si facciano del male da sole. Certo, esistono i criticoni, esistono quelli che ci puntano il dito contro, ma fanno ben pochi danni rispetto ai danni che ognuno di noi rischia di fare nei confronti di se stesso. L'atteggiamento che abbiamo nei confronti di noi stessi a volte può essere veramente devastante. In fondo, con noi stessi siamo quasi sempre i giudici più severi, quelli che pretendono di più, quelli che puntano maggiormente il dito contro e che si fanno, del male perché pretendono sempre qualcosa in più, perché non basta mai, perché ci mettiamo sotto pressione. Ma allora dovremmo chiederci perché facciamo questo? Perché corriamo così spesso il rischio di essere i nostri primi nemici semplicemente perché abbiamo un atteggiamento completamente sbagliato nei confronti di noi stessi. Ma i motivi possono essere ovviamente tanti, possono essere anche le conseguenze dei modelli educativi che abbiamo incamerato quando eravamo piccoli, però proprio pensando ai modelli educativi, se ci riflettiamo un attimo, ognuno di noi sa benissimo che se ha davanti il compito di educare un bambino, beh, non è possibile dargli sempre contro, sgridarlo, criticarlo, mortificarlo, insultarlo, senza mai incoraggiarlo, senza mai far sentire una certa benevolenza, un certo desiderio, di, far star bene questa persona o questo bambino nel caso dell'esempio. Tutti noi istintivamente, saremmo portati a pensare, beh no, quello non è un buon metodo educativo. Certo, a volte bisogna sottolineare gli errori, certo, a volte non bisogna raccontarsela e far finta che tutto vada bene, ma non si può perdere quell'atteggiamento appunto benevolo, quel desiderio profondo che l'altro o che noi stessi in questo caso possiamo stare bene. Allora, perché? Perché lo facciamo con noi stessi? Perché sappiamo tutte queste cose, le capiamo benissimo, ma di fronte a noi stessi non siamo in grado di adottare questo atteggiamento benevolo e costruttivo. Sì, probabilmente perché siamo convinti che serva, probabilmente perché crediamo in qualche modo che essere così duri con noi stessi, essere così severi con noi stessi, possa aiutarci veramente a fare meglio, ma in realtà non è così. In realtà ci vuole un equilibrio tra sicuramente una capacità di riconoscere i nostri errori e le aree in cui possiamo migliorare, ma anche appunto questo desiderio, e questa volontà di essere d'aiuto per noi stessi, di trovare anche i punti positivi, di trovare una modalità per essere incoraggianti, per rafforzare e non sempre per bastonare, picchiare, essere duri con noi stessi. Quindi il suggerimento che ti faccio è: vacci piano con te stesso, impara ad andarci piano, impara ad essere più delicato, a essere più capace di perdonare, a essere più in grado di accettare che magari alle volte sbagli, ma che stai provando a fare del tuo meglio, come praticamente tutti noi. E vorrei ricordarti che sei prezioso o preziosa perlomeno quanto chiunque altro. E sarebbe veramente un peccato se tu non trovassi la modalità per allearti con te stesso in modo da tirare fuori il meglio di te. Il meglio di te non verrà mai fuori solo sotto la pressione, le punizioni, le critiche, i giudizi. Il meglio di te, come il meglio di chiunque altro, come il meglio di un atleta, come il meglio di un ragazzo che sta imparando, viene fuori soprattutto perché c'è un incoraggiamento, perché c'è un'alleanza, perché c'è un desiderio vero di fare bene, di migliorarsi, ma anche di non mortificarsi e non giudicarsi sempre sbagliati, sempre incapaci, sempre non all'altezza. È un punto di partenza, per imparare a gestire queste variabili meglio è l'autodialogo, sono le abitudini quotidiane, sono le cose che ripetiamo nella nostra testa, nel nostro autodialogo, ma anche nei nostri comportamenti quotidiani tutti i giorni. E
e che nel tempo diventano talmente forti, diventano delle abitudini talmente radicate in noi che diventano la nostra seconda pelle e non ci rendiamo nemmeno conto di quello che pensiamo e di come ci comportiamo. È da lì che dobbiamo partire per impostare una nuova modalità anche di relazione con noi stessi. E per aiutarti a capire meglio che cosa intendo, voglio invitarti a scaricare un PDF gratuito che trovi qui sotto, in cui ti spiegherò molto più nel dettaglio che cosa vuol dire andare a lavorare sulle singole giornate, sulle abitudini, sull'autodialogo, su quelli che io chiamo una serie di rituali nelle nostre giornate che possono portare a rafforzarti, ma soprattutto a migliorare il rapporto con te stesso per evitare di essere il tuo peggiore nemico. Thank you.